Basta scambi, serve un confronto urgente o sarà mobilitazione. La richiesta di contributi ad un nuovo piano socio-economico per affrontare l'emergenza sanitaria Covid-19 appare quantomeno paradossale. E questo l'inizio della lettera con cui i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Campania, Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati hanno risposto alla lettera del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, recapitata nella giornata di sabato, in cui si invitavano le organizzazioni sindacali a far pervenire entro oggi contributi utili alla costruzione di proposte da sottoporre al governo. Stesso copione di ciò che accadde per il primo piano socio-economico varato dalla Regione Campania durante il lockdown di marzo. Questa volta però, si legge in una nota, CGIL, CISL e UIL Campania non ci stanno e chiedono a De Luca un confronto urgente anche in videoconferenza non più differibile. Il presidente De Luca e la Regione Campania ci hanno chiesto ieri pomeriggio un contributo scritto rispetto a un nuovo piano economico sociale per la Regione Campania e contestualmente questo piano che va rivolto al governo una richiesta di aiuti economici. Abbiamo risposto poco fa al presidente con un'altrettanto lettera scritta che il rapporto non si può ridurre a un rapporto epistolare. Abbiamo chiesto, quando è stato rieletto il governatore e il presidente De Luca, di incontrarci. CGIL, CISL e UIL Campania hanno proposte da mettere in campo e in questa fase, a maggior ragione, considerata ovviamente la gravità e l'aggravarsi della situazione, non solo sanitaria, ma anche la tenuta sociale a Napoli e in tutta la regione, pensiamo che il contributo debba essere di un confronto lineare su alcune priorità e soprattutto un confronto di merito su sanità, trasporti, istruzione e come affrontare l'emergenza sanitaria dal nostro punto di vista, come affrontare l'emergenza dei trasporti, come affrontare il problema della scuola che rimane un problema, quello dell'istruzione e della cultura. A maggior ragione che il governo ha varato il nuovo DPCM in cui dà delle indicazioni e lo scontro in qualche modo tra i vari livelli istituzionali viene fuori in maniera pacata, ma viene ancora fuori. Il presidente De Luca ha un'idea di come affrontare l'emergenza, ha un'idea di come bisogna questa regione superare la crisi, ma deve confrontarsi con le nostre idee, con le nostre proposte, con le nostre priorità.